Allora, Istanbul è un gioco di gestione delle risorse e anche un po' di percorso. Ognuno di fatti ha una plancetta che rappresenta il carretto sul quale colleziona le quattro risorse di gioco, le quattro merci. Lo scopo è ottenere, prima degli altri, 5 gemme o 6 in due giocatori. Come fare? Nel proprio turno si gioca a turno. Nel proprio turno ogni giocatore innanzitutto sposta il suo visir, che in pratica è costituito da una colonnina di operai, e lo sposta di una o due caselle lungo gli edifici di Istanbul, spostandosi sempre ortogonalmente. Lì dove approda, lascia il suo operaio per eseguire l'azione corrispondente. O al contrario, siccome disseminiamo sul nostro percorso i vari operai, al contrario possiamo ritornare sui nostri pasti, quindi spostandoci sempre di uno o due, raccogliendo l'operaio precedente, per eseguire sempre l'azione. Le azioni fondamentalmente sono di raccolta, quindi delle risorse sul proprio carretto, di implementazione del nostro carretto che quindi aumenterà gli slot di collezione risorse, oppure di ottenimento dei crediti. Anche questi di fatti ci saranno necessari per collezionare le gemme. Esistono di fatti altri edifici che ci consentono di acquistarli per monete, di acquistarli per risorse, oppure di collezionare tessere speciali o carte che potenziano le nostre azioni del momento. Menzione speciale per l'azione che è possibile eseguire nella stazione di polizia. Qui ci sono raccolti i parenti di ogni giocatore. Il parente ti consente di, traslando diciamo questo gettoncino, quindi trasportandolo in qualsiasi altro edificio di Istanbul, di eseguire l'azione corrispondente. La controparte è che il primo avversario che arriva sull'edificio che ospita il parente può arrestarlo, quindi lo riporta alla stazione di polizia, ma consente a quel giocatore di ottenere o tre monete o una carta. Chiude la partita il primo che ottiene 5 gemme sul proprio carretto. Istanbul è un gioco di chiave prettamente fortemente tedesca. Se non fosse per alcuni piccoli particolari, tipo lanci di dadi o pescare le carte, sarebbe veramente praticamente scacchistico. È un gioco molto particolare dove la meccanica preponderante è sostanzialmente ottenere il massimo rendimento, la massima efficienza delle mosse. Nel momento in cui voi vi spostate nelle tessere e piazzate il vostro io capo, personal shopper, aiutante, nella tessera per eseguire l'azione, dovete stare attenti di ottenerne proprio il massimo, quindi non sprecare nessuna. Il che infatti è geniale mettere azioni tipo la fontana che consente di perdere un'azione per recuperare le forze, il che aiuta chi insomma si perde in giro e non riesce più a ottenere i propri aiutanti. Ovviamente, essendo per quello che è ambientazione, ve la dovete completamente dimenticare. È un gioco che io ho trovato molto. Io sono un grande amante comunque dei tedeschi. Io l'ho trovato veramente molto bello. Come longevità, ha un interessante sistema molto intelligente di combinazione della plancia e offre un enorme ventaglio strategico. Quindi, consente insomma di essere rigiocato senza problemi. Se devo trovare una pecca, secondo me c'è qualcosa che non va nella scalabilità. Per esempio, il passaggio da 4 a 5 giocatori io l'ho sentito veramente tanto. Si passa da una situazione in cui si riesce a fare bene o male tutto quello che si vuole, quindi bassissima interazione, a una situazione in cui si sta molto stretti e c'è un altissimo livello di interazione diretta. È veramente un gioco da piano B, nel senso che tu hai una tua strategia, ma prima o poi salta, devi fartene un'altra quasi. Quindi, bello, a me è piaciuto veramente tanto. Mi soffermo solo sul discorso che questo è Elite per gioco dell'anno, categoria giochi esperti, insieme a altri due bei gioconi che sono Rococò e Concordia. Tra i tre lo considero probabilmente quello più semplice, anche se sì, sulla scatola c'è scritto massimo 60 minuti, vi dirò che se giocate in 5 si sforra tranquillamente. Voto complessivo per me è un 8,5. Istanbul è un classico per me, anzi un neoclassico German game, con delle belle meccaniche note, ma ben mescolate. Mi piace soprattutto il fatto che mi ricordo un po' i giochi della collana Ravensburger Alea, dove hai questa amalgama di meccaniche che fluiscono bene, ma senza appesantire troppo il gioco. Istanbul mi ha dato la stessa sensazione che ho avuto quando provavo i giochi di questa collana e li ho giocati. Di bello ho trovato intanto la plancia che può essere riconfigurata in varie modalità per dare variazione alle azioni che sono attigue, quindi le combinazioni che si possono fare spostando i propri servitori
fra le varie caselle disponibili. Bene anche la possibilità di avere degli eventi aleatori. Infatti, se non vi fossero le carte da pescare qui, oppure non vi fosse il tiro di dado per poter determinare la quantità di denaro alla sala del tè, potremmo molto spesso durante le partite determinare facilmente la fine del gioco e capire quindi che ormai, tra virgolette, non c'è più niente da fare. Invece, la possibilità di avere delle carte che permettono di andare fuori dallo schema del gioco, dalle regole, e quindi di fare magari due volte la stessa azione, oppure la possibilità di conseguire una somma di denaro prima di qualcun altro, rischiando e azzardando, permette magari la non ovvietà della fine della partita. E questa è una cosa che mi piace all'interno di un gioco così, comunque con meccaniche classiche tedesche, perché dà comunque quel minimo di brio per rendere incerto il finale. Finale che è sempre giocato sul filo del rasoio, perché anche nelle due partite che ho fatto siamo sempre arrivati tutti lì con le gemme a filo, insomma, sempre che gliene mancava una o due a tutti, quindi la possibilità di concludere era più o meno vicina per tutti. Unica cosa da stare ben attenti è l'obiettivo del gioco, non perderlo mai di vista, cioè è quello di fare le gemme, quindi di ottenerne 5. Molto spesso, per tentare di far soldi, accumulare merci, riconvertirle in denaro per andare a prendere gemme, si rischia magari di fare un giro troppo lungo rispetto a quello che poi vi porta ad avere le gemme, quelle necessarie per vincere il gioco. Attenzione a questo particolare. Quindi, in conclusione, un bel gioco delle meccaniche classiche, dove appunto non troviamo cose particolarmente innovative, ma una bella amalgama che si fa giocare bene. Per me è un bell'otto. Allora, bellissima la situazione che mi si pone davanti, perché incredibilmente anche questa volta abbiamo fatto un grande passo nella scelta delle tematiche dei giochi da tavola. Questa volta passiamo da Costantinopoli a Istanbul, all'ennesimo mercato arabo, all'ennesimo traffico di merci, quindi insomma ce l'abbiamo fatta anche questa volta a essere originali. Vabbè, chiudo questa piccola parentesi un po' polemica, non voletemi male, ma sono un po'... come dire, un po' stufo di vedere questi mercati arabi, cioè ci hanno fatto veramente troppi giochi, era gradito, ma era uno sforzo un po' più grande per fare un'ambientazione diversa, a mia opinione, vedetela com'è. Parliamo del gioco. Il gioco è un classico tedesco che ha il grosso vantaggio di durare poco, che ha un setup velocissimo e che bene o male anche una persona che non sta troppo attento riesce comunque a fare il suo gioco e non c'è bisogno insomma di farsi proprio quel mal di testa che viene in altri tipi di giochi simili. Quindi cosa bisogna dire di questo gioco? Questo gioco è bello se preso alla leggera. Io ho la paura che in certe situazioni, penso a certi miei amici che stanno un'ora a fare un turno, manda proprio a quel paese questo gioco, perché il suo successo secondo me è appunto un turno veloce, non troppo troppo lento. Se io faccio il turno in 3 secondi e tu lo fai in 3 ore, capite bene che il gioco non è più scorrevole e si perde tantissimo. Quindi attenzione agli analisi paralisi. Se superati questi scogli e se il gioco lo trovate a buon prezzo, beh, se tutti questi fattori sono soddisfatti, io gli posso dare un 7 meno. Il meno è perché l'ambientazione veramente mi ha proprio scassato le... Istanbul mi ha veramente sorpreso. È una gestione delle risorse che apparentemente non ha nulla di granché originale, però effettivamente nel corso delle varie partite che poi mi è stato possibile fare, mi è risultato anche difficile accomunarlo ad altri gestioni risorse. In realtà prende delle meccaniche che già sono state viste in altri titoli, il piazzamento dei lavoratori nel corso del proprio percorso è possibile assimilarlo a Traders of Genoa, che abbiamo già visto, però su tutt'altro tipo di meccanica che quella del commercio aperto. Qui invece si commercia fondamentalmente col gioco, il che di contro lo rende un gioco abbastanza solitario, quindi ognuno segue il suo percorso di azioni per arrivare alla conclusione della collezione delle gemme. La perplessità fondamentale che mi balza all'occhio è che questo gioco può soffrire della classica mossa d'apertura. I primi giocatori potrebbero essere agevolati rispetto agli altri perché, almeno in questa configurazione base degli edifici, gli edifici sono posti in modo tale da
riuscire a rendere al giocatore delle risorse che poi immediatamente potrà sfruttare nelle azioni immediatamente adiacenti, cosa che magari gli altri sono impossibilitati a fare perché sovrapponendosi ad altri, agli avversari, dovranno pagare delle monete inizialmente preziose per eseguire azioni. Quindi meccanicamente questa, diciamo, è una perplessità abbastanza pesante in un gioco di questo tipo. Di contro, meccanica che ho trovato originale invece è quella dei parenti, che è possibile inviare in remoto invece su edifici lontani per eseguire azioni che non potresti eseguire se non dopo tanti passi, perché il movimento in questo gioco è abbastanza vincolante, sia per la presenza degli avversari, soprattutto per un alto numero di giocatori, sia per il fatto che è difficile raggiungere le varie postazioni. In ogni caso non si è così stretti, diciamo, nella disponibilità delle risorse. Non è un gestione di risorse che ti costringe a ad essere in ristrettezze. Fondamentalmente si riesce a fare di tutto un po', tanto da rendere possibile anche per la prima partita a tutti i giocatori una chiusura fondamentalmente nello stesso turno. Capita di chiudere la partita nello stesso turno in cui anche gli altri avrebbero fatto lo stesso. Indice di bilanciamento. Quindi, fatta la somma un po' di tutti quanti gli aspetti, tanti positivi ed uno fondamentalmente negativo per quanto mi riguarda delle aperture classiche, io do a Istanbul anche un 7,5. Considerando come post-scriptum che in realtà c'è un intelligente sistema di riposizionamento delle tessere, dato da un punteggio indicato in alto a sinistra sulle stesse tessere, che consente configurazioni varie. È un aspetto in più che fa guadagnare, ecco, quel mezzo punto.